venire davanti al palco. Siete bellissimi. Se qualcuno un po' di tempo fa mi avesse detto: Andrea, qual è il tuo sogno? Cosa sogni? Io gli avrei detto: guarda, sogno di potermi battere finalmente per la mia terra libera. E oggi a vedervi qui mi sembrate tutte delle persone libere ed è bellissimo vedervi, è bellissimo. Perché so cosa significa, so quanto è difficile. I Molise hanno reso difficile anche andare in piazza, no? Per professare le proprie idee, per ascoltare le idee altrui. E questo perché? Perché hanno instaurato un clima di terrore. In questi ultimi giorni le stanno provando veramente, le stanno provando tutte. È incredibile vedere le loro facce, sono tristi, sono angosciati, non sanno più come fare, perché non sanno come arginare un'onda di entusiasmo che li sta letteralmente seppellendo, un'onda che gli sta arrivando addosso e non, quasi non se ne riescono, non riescono a farsi capace di questa cosa, non sanno come arginarci, e quindi provano a fare di tutto, provano ad esempio andare vicino alle persone a dire: stai attento, non andare in piazza, perché sai, in piazza ti vedono. Se poi ti vedono in piazza, tu che lavori con la pubblica amministrazione, o piuttosto potresti non avere più un lavoro, fanno di questi giochi. Ma a vedervi mi sembrate già delle persone libere. Io vi chiedo di fare un piccolo sforzo in più: quando vi vengono vicino, voi dovete prenderli e gli dovete dire: guardate che le vostre minacce non ci spaventano più. Bravo! Perché tanto avete già perso. Avete già perso il 4 marzo, quando vi abbiamo bocciato sonoramente, perché i cittadini molisani hanno bocciato in blocco questa classe politica. Un molisano su due ci ha dato fiducia, e il 22 aprile basterà confermare quel dato per svegliarci finalmente liberi. Finalmente liberi. Pensate che hanno messo su un'armata di 180 persone solo nel centrodestra, più 100 a centrosinistra. Gli ultimi giorni naturalmente si coalizzeranno tutti contro di noi, perché sanno che siamo l'unico vero avversario. Queste 180 persone che tra di loro poi né si conoscono, né hanno gli stessi programmi, non hanno unità di intenti. Questa mattina mi sono andato a confrontare con i candidati, come sempre, ormai questi confronti sono diventati veramente assurdi, e il candidato del centrodestra diceva: no, ma noi non siamo per l'autostrada. E qualche giorno fa sentivo il suo principale alleato, Michele Iorio, che diceva: no, ma noi siamo per l'autostrada. Quindi delle due l'una: o volete l'autostrada o non la volete. Secondo me volete solo una cosa: volete conservare i vostri privilegi, volete conservare le vostre poltrone e sottrarre ancora per molto tempo futuro al Molise. Ma io sono convinto che questa volta noi glielo permetteremo, perché tutti i candidati, queste multicandidature, queste 180 persone, nessuna di loro ha poi materialmente la possibilità di essere eletta. Chi ha la possibilità di andare realmente in consiglio regionale? E questa volta, badate bene, saranno all'opposizione, perché non li manderemo a governare, ma li manderemo all'opposizione. I soliti noti, le persone che hanno distrutto la sanità, che hanno distrutto il comparto avicolo, saccarifero, della moda, che hanno distrutto le piccole e medie imprese. Si chiamano Michele Iorio, Gianfranco Vitagliano, Filoteo Di Sandro, Massimiliano Scarabeo, Vincenzo Niro, Vincenzo Cotugno. Pensate che il capogruppo del Partito Democratico in Molise, cioè quello che fino a un mese e mezzo fa era il capogruppo del Partito Democratico, si è svestito della maglia di centrosinistra, si è messa quella di centrodestra e scrive sui manifesti coerenza e lealtà. Sembra quasi una barzelletta. La stessa persona, attenzione, che è stata arrestata con un'accusa di presunta truffa ai danni della regione Molise. E noi a queste persone non dobbiamo più permettergli di governare, non dobbiamo più permettergli di prenderci in giro, ma dobbiamo realizzare un sogno. Io vi giuro che, guardate, lo sto sognando di notte, sogno la prima seduta del Consiglio regionale.
il primo giorno, e mi immagino quando ci siederemo lì e taglieremo in 5 minuti tutti i vergognosi privilegi che questa classe politica indegna di rappresentarci si è data in 20 anni di malgoverno. Taglieremo immediatamente 1 milione di euro dai costi della politica, dai costi correnti, e li metteremo a disposizione delle piccole e medie imprese. Si può fare, aiuteremo i soggetti non bancabili attraverso un uso attento della Fimmolise. Dobbiamo dare credito a quelle aziende che sono strozzate dal mancato accesso al credito. Il Molise ha 8.000 aziende che hanno un potenziale di assunzione e circa 30.000 aziende totali attive. Molte di queste stanno morendo. Perché? Perché non riescono a fare magari 3.000 euro di magazzino, non riescono a comprare un macchinario nuovo per innovarsi. Quindi è a quelle persone che dobbiamo dare veramente il nostro grande aiuto in questo momento, e si può fare tagliando i costi da dove non servono e mettendo quei soldi lì dove servono. La seconda cosa che faremo è tagliare 3 milioni e 300 mila euro di vitalizi che paghiamo ogni anno. È una cosa, un privilegio medievale della politica. Per qualsiasi cosa continuano a dirci che non ci sono soldi, ma pensate un po' quanti soldi possiamo risparmiare se ogni anno mettiamo da parte 4 milioni di euro. Tra costi della politica e vitalizi, prendiamo questi soldi e li mettiamo a disposizione delle piccole e medie imprese. Rendiamo il Molise una terra dove fare impresa è sempre possibile, in ogni momento. Perché andremo a togliere dai bandi che fa puntualmente la Regione Molise quella fastidiosa clausola per la quale bisogna risiedere qui da almeno 6 mesi. Perché bisogna risiedere qui da almeno 6 mesi? Noi dobbiamo invogliare le persone a far rientro il Molise, a tornare nella nostra terra. Quindi gli diciamo: guarda, basta che tu ti trasferisci qui da noi e puoi avere immediatamente accesso al credito, se hai un'idea credibile, se hai un'idea spendibile, e la Regione per la prima volta vi starà a fianco, vi sosterrà in questa missione, non vi farà la guerra, non vi vesserà così come ha fatto finora, non vi farà annegare nella burocrazia così come ha fatto finora. E questo è semplice, dobbiamo rimettere al centro i cittadini e la qualità della vita degli stessi. Penso alla sanità, si continua a parlare sempre di sanità, sembra che la politica ha dei tempi sempre lunghissimi, no? Ma la salute dei cittadini non può mica aspettare la politica. La salute dei cittadini mica può aspettare le alleanze elettorali con Aldo Patriciello. La salute dei cittadini non ha tempo per tutto questo. Noi dobbiamo tutelare la sanità pubblica e di qualità. Questo non significa, attenzione, che dobbiamo distruggere il privato, che dobbiamo chiudere il privato, saremmo dei folli a pensarlo, no? Il privato ha delle eccellenze, queste eccellenze devono essere tutelate e garantite, però la sanità privata non può e non deve sostituirsi alla sanità pubblica, perché io non voglio vivere in una regione dove la rete dell'ictus è nelle mani del privato. Non voglio più viverci in una regione così, perché se deve essere questo, allora il privato deve prendersi anche il pronto soccorso, l'H24, che è la cosa più dispendiosa. Dal privato dobbiamo acquistare quello che a noi serve, quello che noi vogliamo come servizio, e non quello che il privato vuole venderci a tutti i costi. È chiaro che dobbiamo andare a lavorare immediatamente sulle liste d'attesa, perché le liste d'attesa sono uno dei grandi mali della Regione Molise. È impensabile che per fare una TAC bisogna aspettare 6 mesi nella sanità pubblica. È impensabile che per fare una TAC bisogna raccomandarsi alla politica. Io non ci voglio più vivere in un posto così. Allora come lo facciamo? È semplice, ci sono già gli strumenti. Sono stato a visitare il CUP, il Centro Unico di Prenotazione, e loro hanno già gli strumenti per veramente azzerare le liste d'attesa. Perché non funzionano? Forse perché uno dei più grandi introiti che ha la sanità privata convenzionata è proprio quello della diagnostica, è proprio quello delle analisi.
Quindi che succede? Che costantemente si prova a demolire il comparto pubblico, perché demolire il comparto pubblico significa al contempo favorire altri soggetti. Soggetti con i quali puntualmente si stringono alleanze pre-elettorali. È questa la verità. E ormai i molisani lo hanno capito. Hanno capito che per mettere mano al sistema sanitario, per riformare il sistema, la rete ospedaliera, la rete dell'emergenza, la rete del territorio, la prima cosa che bisogna fare è avere le mani libere. Avere le mani libere sarà determinante in questa battaglia di civiltà. Noi ci troveremo a redigere il nuovo piano operativo, a partire da quello che partirà dal 2019, sarà 2019, 20 e 21. Bene, lì bisognerà fare uno studio epidemiologico serio prima, andiamo a vedere quali sono le reali esigenze dei molisani e sopperiamo a quelle esigenze dei molisani, non alle esigenze di altre persone. Mi sembra chiaro, è ovvio. Bisognerà riorganizzare la rete del territorio, perché il nostro Molise è fatto da 130 piccoli comuni, più di 130 piccoli comuni, e quindi è sul territorio che dobbiamo portare l'assistenza ai nostri concittadini. Quello eviterà tanti costi di ospedalizzazione. È quello su cui ci dobbiamo concentrare fin da subito, ed è quello che qualcuno prima di noi aveva già promesso. Però poi è successa una cosa, che Carmine Ruta subito dopo le elezioni elaborò un piano sanitario nuovo, un piano sanitario che tagliava parecchi posti al comparto del privato convenzionato, e inizialmente il governo di centrosinistra disse: beh, questo è un bel piano, no? Mi piace questo piano che avete redatto, il piano di Ruta è il mio piano. Poi quando tornò a casa probabilmente lesse quello che c'era scritto sopra quel piano il presidente, e vide che i posti del Neuromed passavano da oltre 156 convenzionati a circa 18. Quindi il giorno dopo andò dal Carmine Ruta e gli disse: non mi servi più. Questa è la verità. Ripeto, questo non significa che noi dobbiamo avversare il privato. Lo ripeto per l'ennesima volta, perché sennò ci additano come le persone che vogliono distruggere un comparto. No, ci sono delle eccellenze che devono essere tutelate, ma non dobbiamo permettergli di sottrarci la sanità pubblica di qualità. Questo. Sul lavoro, sento queste persone continuare a riempirsi la bocca sempre di lavoro, 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 ma in effetti che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto una società nella quale io ho incontrato degli imprenditori. A Termoli mi è successa questa cosa, un imprenditore mi ha guardato e mi ha detto: Andrea, noi vi aiutiamo, però devi farci un favore. Dimmi, non ci devi chiamare. Cioè, il giorno dopo le elezioni non vogliamo sentire né te, né gli assessori, né i consiglieri comunali per farmi assumere un cugino, un parente, uno zio, un fratello. Non vi vogliamo sentire. È questo che hanno creato. Abbiamo bisogno di rimettere al centro il mondo della formazione, di creare degli osservatori seri che mettano in relazione i centri per l'impiego, gli imprenditori e il mondo della formazione. Si può fare, e ne abbiamo bisogno, perché in Molise molte aziende non assumono perché non hanno il personale specializzato e qualificato. Quindi bisognerà investire in quel settore, nel settore della formazione. Dobbiamo sburocratizzare i processi. Dobbiamo iniziare a considerare attività produttive, quelle che fino ad oggi non lo sono state considerate. Penso al turismo, penso alla cultura. La cultura, pensate come è stata gestita la cultura in Molise. Qui abbiamo dei siti bellissimi in Molise. Abbiamo Altilia, Pietrabondante, Sepino, pensate. Eppure la cultura è stata completamente esternalizzata a una fondazione. E questa fondazione a sua volta ha fatto un bando da 280.000 euro per dare a un terzo soggetto la gestione della cultura. Ma questo è chiaro che è deleterio per una terra. Significa che non ci credi in quel comparto, non sta investendo nulla, né in termini di persone, né in termini di capitale, nulla. Allora rimettiamo la cultura in un assessorato, rimettiamo il turismo all'interno di un assessorato. Facciamo un brand per il Molise,
creiamo, facciamo del Molise un grande brand da poter vendere. Abbiamo una natura bellissima, abbiamo un'enogastronomia incredibile, ma queste cose io non... Ormai inizio a sentirmi in imbarazzo, vi devo dire la verità, perché vado nei posti e dicono tutti le stesse cose. Quando mi sono confrontato con loro, dicono tutti quanti le stesse cose. Poi sembra che ci studiano, cioè copiano letteralmente quello che diciamo e lo riportano all'esterno. Quindi io vi chiedo davvero, secondo voi, chi ha distrutto questa terra oggi può costituire un'alternativa credibile per questa terra? Per me no. Devono semplicemente lasciare il campo, lasciare spazio alle nuove generazioni che hanno voglia di riscatto, che hanno voglia veramente di riprendersi il futuro, perché io non voglio più vedere i miei coetanei, non voglio più vedere i miei fratelli costretti ad andare via da questa terra, non lo voglio più vedere, voglio finalmente vedere la politica andare via da questa terra, voglio vedere chi ha occupato le istituzioni andare via da qui, perché non è più il loro posto questo, perché hanno già creato troppi disastri per lasciargli ancora posto, per lasciargli ancora tempo per continuare a perpetrare le loro nefandezze. Basta, basta. Siamo oltre. Io vi voglio lasciare a Luigi, che ci sta dando veramente una grande mano in un momento delicatissimo, perché queste sono ore delicate per il Movimento 5 Stelle, ma non solo per il Movimento, per tutta Italia, per tutte le persone che hanno veramente una grande aspettativa di rendere finalmente questa nazione un posto libero. Io ti ringrazio Luigi, ti ringrazio a nome di tutta la comunità di Montenero, di tutti gli attivisti, perché venire qui in un momento del genere, per lui vi posso assicurare che non è assolutamente semplice e non è scontato, è un grande segno di vicinanza per la nostra terra e abbiamo l'opportunità di avere una filiera istituzionale che parte da qui e finisce fino in Parlamento. Abbiamo eletto 4 rappresentanti a Roma, ma non solo, avremo sempre l'appoggio di una persona come di Luigi, di un uomo straordinario come Luigi, che ricordo sempre, prima della campagna elettorale mi ha chiamato e ha detto: Andrea, noi vi saremo vicini prima, durante e soprattutto dopo la campagna elettorale. Quindi vi chiedo davvero di starci vicino, perché gli attacchi nei nostri confronti si intensificheranno in questi ultimi giorni, quindi quando ci vedete per strada, per favore, non ci dovete solo sostenere, ma ci dovete letteralmente abbracciare. Ci dovete abbracciare e baciare, perché ne abbiamo bisogno, avremo bisogno di tutti voi, non solo ora, ma anche dopo. Grazie, grazie Luigi. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Ha ragione Andrea, sono momenti importanti, ma sono momenti importanti soprattutto per voi. Lo sono perché quando sono arrivato qui prima un giornalista mi chiedeva: ma se vince il Movimento 5 Stelle in Molise che cosa succede? Che cominciamo a migliorare la qualità della vita dei molisani. È l'obiettivo unico che ci siamo messi in testa di raggiungere e che vogliamo raggiungere. Non permettete a nessuno di utilizzare la vostra regione per giochi di potere a livello nazionale. Voi non siete uno strumento per ottenere qualche poltrona a Roma, siete cittadini che rivendicano un futuro e soprattutto vogliono che la propria regione sia non solo considerata, ma sia aiutata. È impensabile pensare che il Molise possa farcela da solo. È una regione che ha bisogno di un sostegno del governo centrale e dell'Unione Europea, perché questa regione la possiamo difendere, ma soprattutto la possiamo far crescere se abbiamo un governo forte che è in grado anche a livello europeo di aiutare le regioni di questo paese che sono più in difficoltà con la propria agricoltura, i propri artigiani, con i propri disoccupati, con i propri giovani, con le proprie scuole. Io voglio dirvi una cosa importante. Molti cittadini mi dicono: ma allora si fa questo governo? Io rispondo sempre: l'importante è fare un governo fatto bene, che sia in grado di cambiare le cose, perché altrimenti non ne vale la pena.
deve essere un governo che sia in grado di cambiare, non di tirare a campare. Perché se dobbiamo fare un governo a Roma, deve essere un governo diverso da tutti quanti gli altri. Un governo che abbia i presupposti per fare quelle cose che ci diciamo da 30 anni. Perché sono 30 anni che ai cittadini italiani, in particolare ai cittadini del sud, si dicono sempre le stesse cose. Che potremmo vivere solo di turismo, solo di enogastronomia, solo di prelibatezze enogastronomiche, solo delle nostre bellezze naturali. Sono 30 anni che ci dicono sempre le stesse cose. Io ne ho 31, ne sento già da 15. Ora, se veramente le vogliamo fare quelle cose, prima di tutto dobbiamo capire con quali strumenti. E io in questi giorni, insieme al Movimento, sto cercando con tutte le mie forze di fare una proposta politica che non si basi sulle poltrone, ma sui temi alle altre forze politiche. Perché noi il 4 marzo siamo diventati la prima forza politica del paese con 11 milioni di voti e il 32% dei consensi. Avevo già detto che qualora non c'erano i voti per una maggioranza assoluta, allora avremmo fatto un appello alle altre forze politiche per una convergenza sui temi. E io ho proposto una cosa che si fa in Germania ormai da decenni, che si chiama contratto di governo, perché nessuno può dire che esista una forza politica, un'altra forza politica con cui il Movimento 5 Stelle possa andare d'accordo su tutto, altrimenti stavamo insieme. Siamo forze politiche alternative, in alcuni casi ci siamo anche scontrati duramente, ma ci saranno delle cose su cui siamo d'accordo, lo diceva anche Andrea, se leggete i programmi, ci sono buone cose in tutti i programmi, il punto è la credibilità. È chi ci ha detto che voleva fare delle cose e poi non le ha fatte. Bene, usiamo il sistema tedesco. Quando non si riesce a fare una maggioranza, le forze politiche si incontrano, scrivono un contratto davanti ai cittadini tedeschi e dicono faremo questo entro questi tempi e con queste procedure. E firmano davanti ai loro cittadini, ai loro elettori, si prendono quell'impegno. Se si fa, il governo va avanti, se non si fa, cade il governo e si torna alle elezioni. È uno strumento per vincolare finalmente i politici di fronte ai cittadini, ma soprattutto per mettere al centro delle trattative non i ministeri, i sottosegretari e i viceministri, ma le questioni che vi riguardano e non si risolvono da decenni. Questo è il metodo che abbiamo deciso di proporre agli altri. E la risposta... Io spero che possa arrivare il prima possibile, perché io non posso pensare che l'Italia debba essere in attesa perché qualcuno deve decidere se abolire la legge Fornero o restare con Berlusconi, perché questo è un discorso che non si può neanche sentire. È chiaro che le priorità sono mettere mano ai cittadini, ai problemi che hanno, e ormai sono diversi giorni che sento una persona dire no, io devo stare con Berlusconi altrimenti non si fa il governo. Io non posso pensare di fare un governo del cambiamento con Silvio Berlusconi. Abbiate pazienza, non è possibile. C'è un'altra cosa che sta girando in questi giorni, è che noi stiamo cambiando linea. Oggi c'è una presunta inchiesta che io ho smentito e che abbiamo smentito con forza, che dice che noi abbiamo cambiato il programma elettorale il giorno dopo le elezioni. Poi vorrei capire a quale fine una forza politica cambia il programma elettorale che aveva fatto votare ai propri iscritti il giorno dopo le elezioni. Non solo è una bufala, ma fa parte di un racconto che sta girando, per cui il Movimento 5 Stelle, per andare al governo, è disposto a cambiare linea su quello che ha detto in tutti questi anni. Io voglio andare al governo con i valori del Movimento 5 Stelle e le proposte del Movimento 5 Stelle che abbiamo portato avanti in tutti questi anni, altrimenti non ne vale la pena. E la garanzia saremo noi che facciamo parte del gruppo parlamentare a Roma, ma sarete tutti voi che avete votato il programma nell'ultimo anno, lo avete sostenuto nelle nostre battaglie in questi anni e che deve essere la nostra grande forza. Perché prima ancora delle persone, nella nostra forza ci sono le idee, i temi, i valori per cui abbiamo combattuto e che finalmente possono vedere la luce.
prima ancora che si forma il governo, Andrea vi diceva: io non vedo l'ora di andare in consiglio regionale, da giunta regionale, e abolire i vitalizi, abolire i privilegi. A Roma il governo non si è formato ancora, ma sappiate che il presidente della Camera Roberto Fico, il questore anziano della Camera Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, già 10 giorni fa hanno avviato l'istruttoria dopo 30 anni per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. E spero che questo risultato possa arrivare il prima possibile. E chi parteciperà a questo risultato delle altre forze politiche, gliene daremo atto, perché qui non ci dobbiamo intestare più nessuna battaglia. Adesso è un altro momento, è il momento in cui, ottenendo i risultati, migliora la vostra qualità della vita. Qualcuno dice: vabbè, ma con i soldi dei vitalizi non è che cambi il paese. Prima di tutto cambi l'atteggiamento di quella politica che chiedeva sacrifici ai cittadini e invece si continuava a riempire di privilegi. Invertiamo finalmente il paradigma. Non c'è solo un conto economico, solo la Camera spende 160 milioni di euro ai vitalizi, quindi non roba da poco. Ma c'è anche un conto morale che abbiamo con tutti gli italiani e che dobbiamo cominciare a saldare. Perché ci teniamo così tanto agli sprechi e ai privilegi? Perché è tutto lì. La storia che non ci sono i soldi è una storia che ci hanno raccontato per anni, ma che era soltanto una scusa per continuare a privilegiare i loro interessi. Quando ci dicevano anche in questa regione non ci sono i soldi per la sanità pubblica, la dobbiamo privatizzare, quella era solo la scusa per poter regalare la sanità pubblica a chi gli aveva pagato le campagne elettorali per decenni. E noi ci convincevamo di questa cosa. Io sono campano della provincia di Napoli, abbiamo avuto un processo meno violento ma molto simile di privatizzazione della sanità, e quel processo passava per una serie di soggetti che avevano senz'altro sponsorizzato l'assessore alla sanità regionale di turno che avviava le privatizzazioni, senz'altro sponsorizzato il presidente della regione in campagna elettorale per farla arrivare lì e poi farsi regalare la sanità pubblica. E questo vale anche per le grandi opere. Io sono uno di quelli che pensa che servano grandi, medie e piccole opere in Italia, ma dobbiamo capire con quali priorità, perché dobbiamo metterci in testa una cosa: in Italia si devono spendere i soldi per fare le opere e non si devono fare le opere per spendere i soldi, perché sono due concetti totalmente diversi. Voi poi avete battuto ogni record, pagate da 10 anni una società dell'autostrada che non c'è, purtroppo. E io non lo dico facendo l'ironico, lo dico perché è piena l'Italia di questa roba, c'è tanto da tagliare, tanto da eliminare. Ma io non credo all'incompetenza, non è che hanno fatto questa società per l'autostrada che non c'è perché sono incompetenti e non sanno fare l'autostrada, è che il fine era un altro, era fare una società per metterci la gente dentro. Poi se si fa l'autostrada si vede, intanto voi cominciate a pagare gli stipendi a chi hanno piazzato lì dentro. E come si risolvono questi problemi? Prima di tutto eliminando i conflitti di interesse, che sono una cosa molto semplice. Pensiamo agli ospedali dove ci andiamo a curare. Io voglio andarmi a curare un ospedale in cui chi sta a capo di quell'ospedale deve ringraziare un concorso e non un politico per stare lì. Se noi togliamo alla politica la possibilità di nominare i manager della sanità, la sanità si rimette al lavoro per voi e non per la politica. E lo stesso vale per tante altre cose. Il lavoro. E negli anni i centri per l'impiego, che sono l'umiliazione dei disoccupati italiani, perché quando vai lì trovi una persona che ti umilia, non per sua colpa, perché lo stesso dipendente a volte è un lavoratore socialmente utile che sta lì ad aspettare anche lui un posto di lavoro, ti ritrovi con uno Stato che quando tu hai difficoltà a trovare un lavoro diventa un'altra occasione di umiliazione. Ma perché non funziona? Perché quando si sono progettati i centri per l'impiego, quando si è progettata la rete della formazione, la si è progettata per far guadagnare la politica, non per aiutare chi non aveva il lavoro. La formazione regionale, quanti soldi che si sono buttati per la formazione regionale, per formare per mestieri che in quel momento non erano neanche nella domanda professionale delle imprese. Noi dobbiamo metterci in testa una cosa, che per creare lavoro dobbiamo aiutare
le imprese che creano lavoro, i negozi che creano lavoro, i professionisti che creano lavoro, e per aiutare quella gente l'unica cosa che deve fare lo Stato è lasciarli in pace, che significa che non gli devi cambiare una legge ogni giorno, non gli devi fare delle leggi anti-evasione che in realtà combattono quelli che le tasse le pagano sempre, e gli devi creare uno Stato semplice in cui una legge è comprensibile, non è il comma 5 dell'articolo 6, del paragrafo 7, della legge 8 del decreto Reggio. Se noi lasciamo in pace le aziende cominciano ad assumere. Lo Stato che cosa deve fare? A chi non ha lavoro deve dare un reddito in cambio di un dovere, che è quello di formarti per i lavori che cercano quelle aziende. Io ti do un reddito a te padre di famiglia che hai perso il posto di lavoro, per un periodo limitato e con un dovere che hai nei confronti dello Stato, che passi tutta la giornata non sul divano, ma a formarti per il lavoro che serve a quell'imprenditore, che non deve pagare anche la formazione da zero di chi assume, perché un imprenditore che paga il 70% di tasse esige, quando assume una persona, che quella persona sia già formata e non la deve formare da zero spendendo altri soldi. Intanto tu che prendi quel reddito dai 8 ore di lavoro gratuito al tuo comune ogni settimana, perché se lo Stato ti dà qualcosa tu dai qualcosa allo Stato. È il meccanismo del reddito di cittadinanza, per cui esiste un diritto, esiste un dovere. E quello strumento permette al sindaco di ogni comune di avere a disposizione ogni settimana per 8 ore tutti i disoccupati della propria città per i lavori pubblici, cioè gli può abbassare le tasse comunali perché non ha più bisogno di pagare tanto i lavori pubblici, in quanto ha delle persone a disposizione ogni settimana che sono quelle che prendono il reddito. Questa non è una misura assistenzialista, questa è la misura che permette a chi è disperato di non andare all'estero, ma di avere un percorso per formarsi e reinserirsi lavorativamente. Poi io ti faccio 3 proposte di lavoro, se le accetti, bene, se non le accetti, perdi il reddito. In ognuno dei 2 casi o hai un'occasione o hai sprecato un'occasione. Questo meccanismo esiste in tutti i paesi europei. E qui non lo si è mai fatto, per una semplice ragione, perché il giorno in cui introduci questo strumento, quel giorno scompare il voto di scambio. Io credo che abbiamo tante sfide davanti, nei prossimi mesi e nei prossimi giorni, e queste sfide passano per un tema importante. Tutti parlano di crescita economica. Quante volte ne avete sentito parlare? Per carità, è una cosa importante. Ma quanti parlano invece di crescita demografica? Quanti si pongono oggi il problema del fatto che in questo paese non si facciano più figli? Noi siamo l'ultimo paese per crescita demografica in Europa. Il primo paese è la Francia. Perché la Francia è il primo paese? Perché quando ti nasce un figlio lì, lo Stato ti paga babysitter, asili nido, pannolini, ti dà una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione, fino al terzo figlio. Hai uno Stato amico, non uno Stato nemico. Hai uno Stato che quando mette al mondo un figlio, sai che ti protegge e ti aiuta. Perché? Perché lo Stato è interessato a far crescere la popolazione, altrimenti se continuiamo così in Italia nel 2050 saremo il terzo paese più anziano del mondo e non potremo più pagare pensioni, sanità, istruzione. In questi anni tutti i politici si sono riempiti la bocca con la famiglia, la famiglia, la famiglia, il Family Day, tutte cose che servivano alla propaganda elettorale dei partiti. Ma poi quando bisognava dare aiuti a chi metteva al mondo i figli, gli si aumentavano le tasse, gli si privatizzava la sanità e gli si privatizzava la scuola dei propri figli. Ed è questo che deve cambiare. E lo possiamo fare importando il modello del welfare familiare francese in Italia. Ci sono tante altre cose da fare, sì, tante altre. Però possiamo dirci una cosa, in questi anni si è dimostrato che i soldi c'erano quando servivano. Non c'erano mai per le cose principali, ma c'erano sempre per ungere determinati ingranaggi. E perché accade che le forze politiche, per esempio in una regione come questa, fanno sempre la scelta sbagliata?
ci pensate, a volte noi vediamo delle notizie di TG e diciamo, ma la soluzione è semplice, perché prendono sempre in considerazione la risposta più complicata, la soluzione più difficile, quella che va contro i cittadini? Non è legato alla competenza, guardate che non è un problema di incompetenti, questi conoscono bene le leggi e il loro mestiere di politici e che l'hanno messo al servizio delle loro questioni interne. Andrea prima vi diceva, noi corriamo con un candidato presidente, un programma e una lista. C'è una coalizione che corre con 9 liste e 180 candidati. Che cosa significa? Che il giorno dopo le elezioni, quella coalizione, chiamiamola così, ma è una mucchiata, avrà un presidente di regione che dovrà sfamare 9 capi bastone delle liste, che al loro interno hanno 20 candidati ognuna, che vogliono consulenze, assessorati, incarichi, enti, lavori pubblici, appalti. E voi non ci siete più. Non vi fate fregare come i siciliani. Io sono stato in Sicilia per 3 mesi con Giancarlo Cancelleri. Da soli con una lista siamo arrivati a 3 punti dalla coalizione di centrodestra, che aveva anche quella 7-8 liste a sostegno. Oggi, ieri ne hanno arrestato un altro per voto di scambio. Hanno vinto grazie al voto degli impresentabili, al voto di scambio. Ma non è tanto quello il punto. Il punto è che se oggi andate in Sicilia, quella coalizione ammucchiata di centrodestra con dentro Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, liste civiche, listoni, vecchie glorie, Volta Gabbana, doveva cambiare la Sicilia, non ha fatto nulla, già non ha più la maggioranza perché hanno litigato, non c'è più una maggioranza in consiglio regionale, lì si chiama Assemblea Regionale Siciliana, e passano il tempo a litigare tra di loro. Non fate piombare questa regione nei litigi delle ammucchiate politiche, perché poi a rimetterci non sarete neanche voi, ma i vostri figli, i vostri nipoti, saranno le nuove generazioni a rimetterci per quei litigi lì. Ed è anche per questo che a livello nazionale non stiamo proponendo un contratto di governo a 10 partiti, perché se noi ci mettessimo a proporre un contratto di governo a 5 forze politiche o a 4 forze politiche sarebbe insostenibile, non governi più. Noi lo vogliamo proporre a una, che ci deve rispondere, ci deve dire cosa vuole fare con noi. E deve avere anche il coraggio di scegliere tra la rivoluzione e la restaurazione, come ho detto ieri. Ci sono tante altre questioni, ma io voglio dirvene una importante, che è quella dell'Europa. Perché in Europa noi in questi anni abbiamo contato poco, anche perché mandavamo ai tavoli dei presidenti del Consiglio che non sono mai passati per la legittimazione popolare. Quante volte l'abbiamo visto? Avevamo dei presidenti del Consiglio dei Ministri che arrivavano lì, ma nelle elezioni noi non li avevamo mai visti candidati alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Ora qualcuno potrebbe dire, ma non esiste il candidato premier? Però a queste elezioni ogni forza politica ha candidato una persona alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Centrodestra ne ha candidati 3, perché non esiste il centrodestra, esisteva la Lega con Salvini, Fratelli d'Italia con Meloni, Forza Italia con Berlusconi che aveva candidato Tajani. Il PD aveva candidato 1, noi avevamo candidato me. Ora, noi abbiamo preso 11 milioni di voti e abbiamo quasi doppiato la seconda forza politica. Il discorso che io non comprendo, però ditemi, magari sbaglio io, è quello che si fa in questi giorni per cui no, alla presenza del Consiglio dei Ministri ci deve andare un soggetto terzo che ha preso 0 voti. Di Maio, che ha preso 11 milioni di voti, no, Di Maio deve fare un passo indietro, per carità. Ora spiegatemi perché quello che ha preso 0 voti deve essere più favorito in questo paese di uno che ne ha presi 11 milioni. Se mi riuscite a spiegare questo, forse ne riusciamo. Perché poi quello che ha preso 0 voti va ai tavoli europei con la Merkel, che è stata la prima forza politica della Germania, con Macron, che ha vinto il ballottaggio perché lì c'è il semipresidenzialismo in Francia, e va a parlare con quei 2 capi di Stato senza una legittimazione popolare, e finisce che alla fine gli dicono, non che glielo dicano esplicitamente, ma la considerazione che abbiamo, tu hai preso 0 voti, non hai nessuna legittimazione, non hai la forza del popolo quando vi vieni a chiedere nuove misure per gli agricoltori, nuove misure per le imprese italiane, nuove misure per gli investimenti nelle strade, nelle autostrade, nelle scuole, nell'edilizia pubblica. Non ce l'hai quell'autorevolezza, ed è così che siamo diventati la Cenerentola d'Europa.
se ci vogliamo andare a riprendere i nostri diritti anche in Europa, col dialogo con gli altri paesi, dobbiamo mandare a quei tavoli persone che sono passate per il voto popolare, che abbiano ricevuto una legittimazione dai cittadini italiani. L'Europa è importante per voi, per una regione come questa, ma anche per una regione come la mia, perché vedete, l'Italia è un paese che ha il 99% di imprese sotto i 50 dipendenti. Le piccole imprese qui hanno 15 dipendenti, le piccole imprese in Germania e in Francia hanno 90 dipendenti. Quando si fanno le normative europee sugli imprenditori del settore agricolo, del settore meccanico, del settore turistico, artigianale, le si fanno per le piccole imprese sul modello francese e tedesco, che sono le nostre grandi, al massimo le nostre medie. Ed è per questo che non ci troviamo, che siamo pieni di burocrazia, che siamo pieni di sistemi che non riusciamo neanche a comprendere quando dobbiamo affrontare un problema. Ma lì abbiamo bisogno di un governo forte che ci difenda, però qui dobbiamo fare un'altra cosa, cominciare a eliminare un po' di leggi. Io vi chiedo una cosa, se dovessimo andare al governo del paese, e credo proprio che sarà così, non dovrete chiederci tante leggi, ma dovrete cominciare a farci l'elenco di tutte quelle che non servono, che sono inutili e sono dannose, e noi ve le aboliamo. Cominciamo a cancellare tutte quelle che creano quell'effetto per cui passi la giornata o il tuo mese a scrivere scartoffie per lo Stato e ti chiedi: ma perché devo fare questo modulo? Se poi comunque mi vengono a fare il controllo e me lo chiedono qui, perché gli devo dichiarare questa cosa mandandogliela allo Stato, se poi lo Stato comunque si presenta nel mio esercizio commerciale, nella mia azienda, ma anche nella mia scuola? Parlate con un dirigente scolastico, ormai è diventato uno schiavo della burocrazia. Parlate con chiunque, oggi un comune di 5.000 abitanti, un comune di 1 milione di abitanti deve fare le stesse scartoffie per lo Stato. Siamo tutti schiavi di scartoffie che lo Stato, quindi gli enti a cui li mandi, non leggeranno mai, perché sono troppe. Quindi che fanno? Ti mandano pure il controllo e tu passi 100 giorni l'anno a scrivere e altri 50 a esibire le cose che hai scritto e che avevi già mandato allo Stato. Come ne usciamo? Eliminiamo tutta questa roba, eliminiamo gran parte della modulistica, della burocrazia, eliminiamo pure un po' di controlli. Dobbiamo trovare i furbi? Facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo la banca dati della motorizzazione, del comune, della regione, dell'ASL, dell'INPS, della provincia e le cominciamo ad incrociare queste banche dati. Così con un sistema informatico io vedo subito quello che guadagna 10 euro al mese e sta comprando la Ferrari. Ma forse è così che trovo i grandi evasori che non si sono mai trovati in Italia e comincio a difendere i risparmiatori, i piccoli imprenditori, le famiglie. Ed è questo che dobbiamo cominciare a fare. Non è che se una legge si chiama legge anti-evasori, veramente in automatico combatte gli evasori. No, molto spesso ha combattuto quelli che pagavano le tasse e gli evasori si muovevano indisturbati. Ed è questo anche che ha creato la corruzione, perché lo Stato complicato crea la corruzione. Che cos'è la corruzione? È un burocrate o un politico che si interpone tra te e un diritto e te lo spaccia per favore. E tu, siccome sai che quel diritto non lo raggiungerai mai, cedi all'idea che sia un favore. E ormai è così complicato che vale anche per la carta d'identità al comune a volte, riuscire ad ottenerla. E hai bisogno quantomeno di riuscire a capire da chi tu debba andare in un istituto pubblico, in un ufficio pubblico. Tutto questo lo si è creato volutamente, lo si è creato senza volerlo. In ogni caso oggi alimenta i sistemi di corruzione e fa uccidere il merito. Perché poi la mancanza di merito è un cittadino onesto che si vede sorpassato da un disonesto che però in Italia si chiama furbo. E tu non ti chiami onesto, ti chiami fesso, perché il furbo supera sempre il fesso. Quello che ci ha saputo fare, quante volte abbiamo sentito questa espressione? No, ma quello ci ha saputo fare, ma come, quello è un bandito. Eh no, ci ha saputo fare, sei tu scemo che hai sempre rispettato le leggi, hai sempre fatto le cose per bene. E allora questa roba qua non passa per uno Stato che si mette a fare le leggi per sburocratizzare o le leggi per la meritocrazia, no? Passa per uno Stato che ti lascia in pace, che la smette di torturarti con una legge al giorno
e la smette di torturarti con enti inutili che per trovare una ragione di esistere ti devono perseguitare nei mille controlli. A volte due enti, tre enti ti fanno lo stesso controllo e poi dicono che c'è poca produttività. È un approccio di Stato diverso. Ci prendiamo qualche rischio, eliminiamo qualcosa e lasciamo la libertà alle persone oneste di agire senza più sentirsi uno Stato nemico. Quanto ci metteremo a creare questo? Abbiamo già iniziato. Guardate, abbiamo già iniziato perché non è un'elezione che cambia le cose. Questo è un percorso che è iniziato 10 anni fa. Oggi siamo a tanto così dal governo del Paese e a tanto così dal governo di questa Regione, che sono collegati per una sola ragione. Se domenica eleggerete un presidente di regione del Movimento 5 Stelle, questo presidente di regione, Andrea Greco, avrà dalla sua anche il governo nazionale del Movimento 5 Stelle e potremo lavorare insieme per risolvere i problemi. E spero, perché dipende da voi, non da noi, spero di poter tornare qui presto dal presidente Andrea Greco come presidente del Consiglio dei Ministri e cominciare a metterci al lavoro per i grandi problemi che ci riguardano. Vedrete che ce la faremo, perché sento che ce la faremo e anche perché non c'è alternativa. Con noi devono parlare per formare un governo. Siamo troppo grandi, grazie a voi. E tutto il consenso che ci avrete dato, e ci avete dato, ma che ci avrete dato anche domenica, lo metteremo a frutto per risolvere i nostri problemi. C'è un problema, lo so benissimo, che qualcuno, anzi molti qui, vivono, che è il problema legato alle pensioni. Un paese che dà pensioni minime, sotto la soglia di povertà, è un paese incivile. Se stiamo nell'Unione Europea e l'Eurostat ci dice che la soglia di povertà per arrivare a fine mese per un singolo individuo è almeno 780 euro al mese, altrimenti sotto quello non arrivi a fine mese, allora che senso ha dare una pensione ad uno che ha lavorato 30 anni a 500, a 600 euro? È un paese che sta smentendo le sue stesse teorie. Ed è per questo che in tutta la campagna elettorale abbiamo parlato della pensione di cittadinanza, che sta nella legge del reddito di cittadinanza e che dice ai pensionati che la pensione minima non sarà mai più al di sotto dei 780 euro al mese. E questo è collegato anche ai giovani, perché queste due cose sono collegate. Io prima vi parlavo di politiche per la famiglia. I nonni sanno che se nascono i nipoti si potrà pagare la loro pensione, come i nipoti sanno che se i nonni prendono la pensione tutta la famiglia sta meglio, perché sono l'ammortizzatore sociale della nostra comunità e li ringrazio sempre. Io li ho persi da piccolo, ma so benissimo il valore dei nonni e quanto sono importanti in un momento di difficoltà per il nostro paese. Io non accetto che ci si dica le cose vanno bene, non ti devi lamentare. Ci sono alcune aree del paese che si sono riprese. Ci sono 2 o 3 regioni che stanno trainando molto l'economia, ma quelle stesse regioni sanno che se non si risolve il problema di tutte le altre regioni, in particolare di quelle del sud, staranno sempre in affanno anche loro, anche quelle regioni che trainano il PIL nazionale a volte per un quarto dell'intero PIL nazionale. Questa roba qui è fondamentale. Non so se si chiama più questione meridionale, perché continuando a parlare di questione del mezzogiorno, l'Italia è diventata il mezzogiorno dell'Europa, se ci pensate. E allora è un problema di sistema paese che investe tutte le regioni d'Italia e il governo centrale e ci dovremo mettere al lavoro. Io spero di mettermi al lavoro il prima possibile. Intanto, forse tra qualche giorno, tra qualche settimana, ci godremo il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari grazie al lavoro che sta facendo l'ufficio di presidenza della Camera e spero anche del Senato della Repubblica. Io adesso, come sono venuto da Roma, noi siamo stati in aula poche ore fa a discutere dei fatti della Siria, sono venuto qui perché lo avevo promesso ad Andrea e adesso riparto stasera, ritorno nella notte a Roma perché domani è una giornata importante, il Presidente della Repubblica prenderà delle prime decisioni dopo i primi 2 giri di consultazioni. Vedremo quali saranno, ma voglio dirlo qui perché lo voglio dire anche ai nostri attivisti, ai nostri eletti. Io ho piena fiducia in questo Presidente, non lo reputo una persona ostile, lo reputo un garante della nostra Costituzione e le decisioni che prenderà saranno per il bene del Paese, io ne sono sicuro,
Noi ce la stiamo mettendo tutta per andare dal presidente con una maggioranza, non a pretendere un incarico, ma a dire: abbiamo formato una maggioranza su dei temi e adesso possiamo formare un governo. Perché il Quirinale non è un posto dove si va a pretendere qualcosa, ma dove le forze politiche si devono mettere insieme per il bene del paese, per dare un governo al paese. E su questo siamo al lavoro ormai da settimane per redigere il contratto di governo, il primo della storia della Repubblica Italiana sul modello tedesco, che possa mettere al centro voi e non noi. Perché prima ci si metteva d'accordo sui ministeri, sottosegretari e viceministri, e il giorno dopo voi sparivate. Adesso ci si mette d'accordo sui temi e poi da lì si trovano le professionalità per governare e realizzare quei temi su cui abbiamo trovato l'accordo. Quindi adesso io rientro e poi da domani invece siete con Alessandro Di Battista, che ringrazio perché tornerà a darci una mano in queste campagne elettorali, nonostante non sia stato rieletto, nonostante abbia un figlio piccolo a cui pensare, è ancora con noi e battaglia con noi, e io lo ringrazio come ringrazio tutti quelli che lavorano a questa campagna e che stanno portando avanti questa campagna sempre con pochi soldi, perché poi la grande forza del movimento è che abbiamo preso 11 milioni di voti con micro donazioni di 29 euro a testa che venivano da migliaia di italiani. Ci sono forze politiche che hanno speso 6 milioni di euro di campagne elettorali e hanno preso meno del 3%. Noi con le vostre donazioni abbiamo raggiunto circa 800.000 euro e abbiamo preso il 32%. Quindi i nostri voti sono fuori mercato, abbiamo fatto un conto, costano 3 centesimi a voto. Pur volendoli comprare non si poteva, siamo fuori mercato e fanno parte di un progetto che invece è un'idea che viene da voi. Voi siete la nostra forza e la nostra salvezza. Finché ci saranno i cittadini, questo movimento andrà avanti. Quando non ci saranno più, vorrà dire che avremo sbagliato qualcosa, ma quel momento io non credo arriverà, perché la nostra coerenza sarà sempre la nostra forza. E ci vediamo per la chiusura della campagna venerdì a Campobasso, vero? Chiuderemo a Termoli, a Campobasso, la campagna, e poi domenica, se vorrete, Andrea Greco potrà essere il vostro presidente di regione. Grazie a tutti. Ora vorrei presentarvi uno a uno i nostri candidati, partendo dai padroni di casa, il nostro più giovane maschietto, Gianluca Monturano. Grande. Pina Laezza. Paola Raspa. Pierpaolo Terzano. Luigina Nonno. Valerio Fontana. Adriana Niro. Alberto Gentili. Vittorio Nola. Pierluigi Caruso. Patrizia Manzo. È bello perché poterci mettere la faccia è sempre fantastico. Gli altri stanno conducendo una campagna elettorale via WhatsApp e telefonica. Questo è un chiaro segnale. Grazie a tutti e grazie a Montenero. Momento 5 Stelle, con senza questo credo.